I lupi sbranano il cane sotto gli occhi della padrona, il racconto di Giulia Moscatelli che lancia l'allarme. La situazione sta degenerando, l'anno scorso hanno ucciso anche la madre del piccolo Yogi. È stato veramente un lampo, non abbiamo fatto in tempo a fare niente. E agiscono in branco, vengono giorno, notte, non c'è orario, quindi abbiamo il terrore. Bolletta dell'acqua di 33.000 euro per una perdita occulta, l'ira del titolare di un'officina meccanica che dovrà pagare la maxi cifra in soli 7 mesi. Così saremo costretti a chiudere, dice. Revocato il project financing per l'ospedale unico di Fano e Pesaro, sarà istituito un comitato tecnico composto da Regione e Comune per presentare una proposta sul sito del nuovo nosocomio. Al via la macchina organizzativa della Proloco per il Natale a Fano, ma manca ancora un abete per piazza 20 settembre, l'appello di Gino Bartolucci alle famiglie della città. Tra poco in diretta su Fano TV torna Primo Cittadino, ospite il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri. Un cordiale saluto, cari telespettatori di Fano TV, dalla Repubblica di San Marino, antica terra della libertà. Come avete sentito dai titoli del nostro sommario, in apertura c'è la cronaca con l'attacco dei lupi avvenuto venerdì scorso a Cerreto, un piccolo borgo tra Novilara e Candelara nel Pesarese. Sono almeno 2 gli esemplari che hanno portato via e sbranato un piccolo chihuahua sotto gli occhi dei suoi padroni. Il racconto di Angelica Panzieri. Provate ad immaginare cosa significhi per una famiglia residente in campagna tra Novilara e Candelara affacciarsi alla finestra e trovarsi impotenti di fronte a un branco di lupi che all'improvviso azzannano il loro cane Yogi, un piccolo chihuahua. Difficile contenere la rabbia per Giulia Moscatelli, che da venerdì mattina non può più stringere il suo amato cagnolino. I lupi hanno agito in pieno giorno e glielo hanno portato via. Praticamente venerdì mattina, come abbiamo fatto sempre, abbiamo lasciato il nostro cane dopo che era rimasto dentro, e alle 10:30 praticamente il nostro cane era qui davanti nel giardino ed è stato preso, catturato dai lupi da un branco e preso, è stato portato poi verso la campagna dove poi è stato mangiato. Praticamente i lupi sono animali estremamente intelligenti, quindi erano in sicuramente 3 o 4, perché ho 2 maremmani e i maremmani sono stati attratti da quella direzione, mentre Yogi è rimasto qua e poi è stato preso e portato via, ed era molto piccolo, è un meticcio, è stato preso e portato via e l'hanno mangiato, insomma. Non è neanche la prima volta che capita, è già successo con la madre, la Lilly era piccolina ed è successo l'anno scorso, quindi sono stanca. Lei ha assistito a tutta la scena dalla finestra? A parte guaito, ma fortissimo. I nostri cani non abbaiano se non quando avvertono il pericolo, quindi è stato veramente acuto come abbaio e non abbiamo fatto in tempo a fare niente, perché sono estremamente veloci e quando praticamente siamo usciti non c'era più niente. La paura è stata indescrivibile, perché però la paura viene dopo, perché l'intento era quello di prendiamo Yogi, no? Quindi viene dopo, e quando realizzi che non c'è più la paura di averli avuti a 2 metri dalla finestra, di averli avuto a veramente 3 passi dal portone di casa, è terribile. Non siamo più liberi di essere tranquilli, non possiamo più fare niente all'aperto. Cerreto è un piccolo borgo dove tantissimi allevatori hanno polli, vitelli, capre, pecore, cani, e quotidianamente si sentono queste cose. Anche l'altro giorno 10 capre sono state mangiate e un caprone, una capra era incinta e hanno lasciato lì il feto, cioè non se ne può più. Ricordiamo che è avvenuto alle 10:30 del mattino, quindi non è vero che i lupi escono solo di notte. Esatto, questa è una diceria e non è giusto che le persone sappiano che non è così, perché i lupi non agiscono in base all'ora solare, ma in base alla loro fame. Quindi se loro hanno fame di giorno, cacciano di giorno, e nella loro indole e va
proprio perché nella loro indole e si sono veramente in quest'ultimo anno moltiplicati perché fanno cuccioli, fanno figli, non sono controllati, non sono più gestiti, è giusto che vengano presi e spostati perché sono adesso troppo vicini alle abitazioni. Giulia e la sua famiglia sono spaventati, hanno paura che i lupi tornino da un momento all'altro, per questo la giovane decide di lanciare un appello attraverso i nostri microfoni a chi di dovere per far sì che venga presa in mano la situazione e lo si faccia nel più breve tempo possibile. Abbiamo il terrore, anche perché abitando in campagna mi è stato detto lo tenga al guinzaglio. Io lo devo tenere al guinzaglio, io che ho la possibilità di farli scorrere, farli giocare, farli stare a contatto con la natura sempre, mi è stato detto li deve tenere al guinzaglio, non è stato ben custodito. Cioè non è inaccettabile, inammissibile una risposta del genere. Invece di dirmi guarda l'aiutiamo, possiamo venire a fare un sopralluogo, io non sto chiedendo chissà che cosa, sto cercando la soluzione migliore per aiutare a tutti, perché sta degenerando questa situazione, non è giusto. Ancora cronaca, nelle prime ore del mattino nelle province di Brescia, Milano, Reggio Calabria, Cremone e Ascoli Piceno le forze dell'ordine hanno eseguito 15 misure cautelari nei confronti di persone gravemente indiziate di usura ed estorsione commesse con metodo mafioso. L'attività degli investigatori ha permesso di documentare, nonostante il periodo di lockdown, presunte condotte intimidatorie ed estorsive, accordi e pagamenti usurari accompagnati da pressioni e pretese economiche agli imprenditori con gravi situazioni di rischio per la loro incolumità. E la Guardia Costiera questa mattina ha tratto in salvo due naufraghi. La loro imbarcazione è affondata nei pressi degli impianti di miticoltura antistanti il litorale di Pesaro. I due sono stati trovati da una motovedetta poco distante dalla barca semiaffondata. Erano aggrappati a dei salvagenti. Una volta a terra sono stati poi affidati alle cure del 118 perché entrambi erano in stato di ipotermia. Si rompe un tubo dell'acqua vicino alla sua officina e gli arriva una maxi bolletta da 33.000 euro. È l'amara sorpresa arrivata al fanese Giuseppe Carbonari che, se dovrà pagare l'intero importo, sarà costretto a chiudere l'attività. Che con la pandemia si fa fatica, insomma, a lavorare, si cerca di sopravvivere. Questo è un colpo allo stomaco, cioè è finita, basta, cioè non posso riprendermi una cosa del genere. È stata una doccia gelata per Giuseppe Carbonari, titolare della Mondial Assistance, un'officina meccanica situata in via dei Glicini nella zona dell'ex zuccherificio a Fano, di fianco allo stabile in cui svolge l'attività insieme al padre. Nei mesi scorsi si è rotta una tubatura collegata al suo contatore dell'acqua. Chiudi! Una perdita occulta, sottoterra e quindi non visibile in superficie e difficile da rilevare. Il risultato? Una bolletta da 33.691 euro da pagare entro 7 mesi. Chi si è accorto che qualcosa non andava? È un operatore dell'ASET che è venuto a controllare il contatore intestato alla mia azienda e ha rilevato circa 9.000 metri cubi d'acqua, consumati in 3 mesi. Questo è successo il 14 di settembre. 2 giorni dopo che cosa è arrivato? È arrivata una lettera che cui loro hanno preso a carico questa cosa dopo una mia segnalazione, che ho mandato un'email ad ASE Servizi e ho mandato questa cosa per segnalarle che ho avuto questa perdita occulta perché non si poteva vedere, era sottoterra. Io sono lavoro in questo locale che appartiene a un capannone che ha anche un altro locale adiacente. Questo tubo si è rotto, quindi ha cominciato a girare, però nessuno si poteva accorgere perché non c'era nessuna perdita visibile. L'acqua durante quanto si usava funzionava, quindi buttava la pressione giusta, quindi nessuno si accorgeva. A quel punto Giuseppe ha avvisato il proprietario del capannone, che a sua volta ha contattato un idraulico per riparare il guasto. E tutto sommato non era così facile perché ho avuto il ricorso del sonar, l'idraulico, per vedere questa perdita. Naturalmente non potevamo accorgerci perché da 57 euro ogni 3 mesi di bolletta arrivare a 33.000 euro nessuno se l'aspettava, cioè non pensavamo. Anche perché il nostro uso è anche meno di un'utenza domestica, per capire, ce l'avevano le mani e basta. Cioè, ecco, oltretutto vi hanno fatto uno sconto. Sì, uno sconto di 9.000 euro, 27.000 euro per altre cose, però alla fine è venuto fuori una bolletta di 33.600 euro, pagabile in 2 rate, una che scade il 20 novembre di 16.500 circa e l'altra... La rimanenza il 23 maggio del 2022. Il problema poi è che la loro assicurazione copre soltanto gli eventuali guasti rilevati nell'area da loro gestita, ma in questo caso è al di fuori e quindi una beffa per il titolare. Questo cosa comporterebbe per voi?
la chiusura dell'attività, non c'è da fare, perché io in 6 mesi devo chiudere. Cioè già... Cosa pensate di fare? Di intraprendere un'azione legale? Sì, ho già interpellato il mio avvocato, gli manderò tutta la documentazione, foto, eccetera, quello che ho, e poi anche la relazione del tecnico che ho avuto a riparare, poi vedremo di andare avanti, perché io non posso assolutamente, non ho la disponibilità economica di far fronte a una spesa del genere, perché... non era una cosa prevista. E poi comunque, se io qui pago l'affitto, non so in che stato è il mio locale, non so come funziona, cioè, l'impianto idrico qui dentro, non so come è sistemato, cioè, non potevo sapere una cosa del genere. Io sono, pago l'affitto, quindi non è anche mia proprietà il capannone, quindi mi sembra ingiusto che io, anche se sono titolare del contattore, debba avere un onere del genere. Non faccio nomi e cognomi, però chissà sa. E quindi è una cosa anche molto arrogante da parte degli operatori dell'ASE. E quindi io mi sento un po' solo di fronte a questa cosa. Capisci che è una cosa che mi ha tolto qualche ora di sonno. E adesso il consueto aggiornamento sul Covid. Nelle ultime 24 ore nelle Marche si sono registrati 4 decessi legati al coronavirus. Tra le nuove diagnosi invece i positivi riscontrati sono 45, di cui 2 nella provincia di Pesaro Urbino. I ricoveri negli ospedali della regione sono 58. In totale più 3 rispetto a ieri. Aumenta invece leggermente il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre resta invariato quello dei degenti in semi-intensiva. E adesso continuiamo a parlare di sanità, in particolare dell'ospedale unico Fano e Pesaro, perché c'è la novità che sarà un comitato tecnico composto dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro che collaboreranno insieme per presentare entro 13 giorni, quindi un paio di settimane, una proposta appunto su come realizzare, ma soprattutto dove realizzare questo nuovo ospedale. Letizia Marchioni. Stata convocata per alcune comunicazioni di natura amministrativa. Si dice stop agli ospedali unici. Con queste parole Francesco Baldelli, assessore regionale alle infrastrutture, ha aperto la conferenza indetta oggi a Palazzo Raffaello, a cui erano presenti anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il vicepresidente Mirko Carloni e gli assessori alla sanità Filippo Saltamartini e all'edilizia pubblica Stefano Aguzzi. La giunta regionale ha revocato la finanza di progetto con la quale si sarebbe dovuto realizzare il nuovo ospedale unico di Pesaro e Fano. A dover presentare entro 13 giorni una proposta in merito alla realizzazione di un nuovo ospedale a Pesaro sarà un comitato tecnico composto da dirigenti e tecnici sia della Regione Marche che del Comune di Pesaro. Tra le decisioni affidate al comitato c'è la scelta della localizzazione che dovrà soddisfare l'interesse pubblico. A seguito dell'esperienza della pandemia, ha spiegato Baldelli, per ragioni organizzative ed economiche si darà avvio alla costruzione di un nuovo ospedale a Pesaro che sarà in rete ed in un sistema policentrico che riguarderà tutta la provincia con risorse della regione e intercettando anche quelle statali, senza bisogno del project financing. Quindi abbandoniamo la logica dell'accentramento dei servizi sanitari ospedalieri in uniche strutture e cerchiamo di costruire una rete policentrica sul territorio. Questo però significa anche, laddove è necessario, costruire nuove strutture ospedaliere e rafforzare quelle che già operano sul territorio, con una serie di investimenti che porteranno all'adeguamento delle strutture ospedaliere in ogni provincia marchigiana. Oggi parliamo di Pesaro, quindi il rafforzamento e l'adeguamento della struttura ospedaliera di Fano, ma anche di quella di Urbino e di Pergola, non dimenticando che in quella provincia, così come è capitato in altre parti del territorio, sono già stati riconvertiti alcuni ospedali. Da qui parte la riorganizzazione della rete ospedaliera marchigiana. Stamattina, con una comunicazione alla giunta regionale, abbiamo incaricato il dottor Becchetti, segretario generale della regione, di nominare un comitato tecnico costituito da appartenenti al Comune di Pesaro e alla Regione Marche per l'individuazione di tutte le modalità operative di realizzazione del nuovo ospedale. Quindi fra 13 giorni sapremo nel dettaglio quali saranno le valutazioni. Evidentemente sono valutazioni tecniche che devono essere raccordate nel principio di reale cooperazione tra enti e nel soddisfacimento del migliore interesse pubblico. Qui non c'è una discrezionalità politica, c'è una discrezionalità tecnica e naturalmente deve soddisfare il canone dell'economicità, ragionevolezza, efficienza dell'azione amministrativa.
E per il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, è un grave errore la revoca del project financing. Questa scelta è sbagliata, ha commentato il primo cittadino. A quest'ora avremmo avuto il cantiere in corso per il nuovo ospedale. Ora, ha concluso Ricci, non si perda d'altro tempo nella realizzazione del progetto, seppur ridimensionato. Il questore di Ancona invece ha firmato 10 fogli di via obbligatori per le proteste non autorizzate contro il Green Pass che si sono svolte dal 15 ottobre in via Mattei, una delle strade che conduce al porto. Secondo la polizia i destinatari sono persone non residenti ad Ancona, arrivate in città allo solo scopo di partecipare alle iniziative di dissenso, ritenuti soggetti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sono state levate anche 11 multe per chi si è messo sulle strisce pedonali, impedendo la libera circolazione dei veicoli in transito. La sanzione in questi casi va da 1.000 a 4.000 euro. Infine, un italiano è stato denunciato per aver tenuto lo stesso comportamento, ma a bordo del proprio veicolo, e in tal caso rischia la reclusione da 1 a 6 anni. Adesso invece parliamo di turismo, perché al Teatro della Fortuna di Fano sono state presentate le presenze turistiche del 2020, l'anno della pandemia. Ebbene, i dati sul turismo riferiscono di presenze che sono aumentate del 26%. Nonostante gli effetti negativi della pandemia si siano fatti sentire, per Fano dal punto di vista turistico nel 2021 c'è stato un recupero. Nel periodo da gennaio a settembre si è registrato un incremento del 18% degli arrivi e del 26% delle presenze rispetto all'anno scorso tra italiani e stranieri. Una lenta risalita nonostante i dati restino comunque più bassi rispetto a quelli registrati nel 2019, ultima stagione prima dell'arrivo del coronavirus. A rendere noti i dati su arrivi e presenze nell'estate 2021 è stato l'assessore al turismo Etienne Lucarelli al convegno Focus Turismo organizzato venerdì al Teatro della Fortuna, a cui hanno partecipato anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ed il sottosegretario alle politiche del lavoro Rossella Accoto. Se nel mese di giugno i dati sono tutti al negativo, a luglio invece si è registrato un più 20% di arrivi italiani, un dato che testimonia che ci sono stati tanti turisti in città ma che si sono fermati per poco tempo. Infatti il dato delle presenze nel mese di luglio è meno 6%, mentre a settembre si è alzato notevolmente raggiungendo il più 24%, mese in cui anche gli arrivi hanno registrato un più 14%. Il calo più sensibile infine lo ha avuto il turismo straniero, che va dal meno 59% degli arrivi di giugno al meno 1% delle presenze a settembre. Sì, l'anno scorso abbiamo gettato le basi con il piano strategico per il turismo, dopo gli stati generali, con momenti di confronto importanti. Adesso ogni anno bisogna che ci ritroviamo per capire cosa abbiamo fatto insieme e cosa ancora dobbiamo fare, in modo che l'amministrazione, insieme a quello che hanno voluto con gli operatori, detti le strategie, e sia gli investimenti fatti dall'amministrazione, sia gli investimenti fatti da privati, insomma, vertano su un unico concetto, su un'unica immagine di città. Il concetto è: la Regione Marche sta spingendo la promozione della città, ma Frano dovrà brillare per le sue grandi caratteristiche, che sono quella della città dei bambini, che sono quella della città di Vitruvio, della città marinara, della città del carnevale, sono quella del balneare che rafforzeremo con il waterfront e con gli altri tanti investimenti. C'è una strategia, che c'è stato un cambio di passo e stanno arrivando i risultati, perché quando i dati sono oggettivi non si discutono, sono la vera conferma e quello che poi tutti noi cerchiamo. C'è stato un lavoro di squadra dove pubblico e privato hanno camminato insieme, hanno condiviso la strategia e quando si condividono le cose i risultati arrivano. È stata un'occasione anche per dire grazie a tutti coloro nelle varie forme, dalle associazioni, dal mondo della cultura, dello sport, dagli operatori turistici, che hanno tutti fatto qualcosa per superare questo momento difficile, ma che hanno portato delle innovazioni importanti, i risultati si sono visti. Il 2021 è un anno che è andato molto bene per Fano e non è scontato, ha affermato il consulente del comune Josef Jarche. Il 2022 non sarà facile, ha continuato, pertanto dobbiamo lavorare per far sì che Fano cresca e si sviluppi turisticamente. Il turista di oggi non è più quello del 2018-2019, è cambiato, tutti abbiamo cambiato, e in conseguenza la proposta turistica di Fano deve in qualche maniera di adeguarsi e soprattutto deve
costruire proposte turistiche che permettano in qualche maniera far sì che il turismo non sia soltanto una questione stagionale di Ferragosto, sino che si possa lavorare con il turismo, con diversi turismi, diciamo almeno 5-6 mesi nell'arco dell'anno. Questo è l'obiettivo fondamentale. C'è un elemento molto importante, che il turista non pensa come noi. Il turista non compra il territorio, il turista non si innamora del territorio, il turista vuole l'esperienza che fa nel territorio, e la chiave è quella di trasformare, di organizzare il territorio in proposta turistica. E adesso parliamo di tasse, esoneri e agevolazioni sulla Tari fino ad un massimo di 250 euro. La Giunta di San Costanzo, con fondi propri di bilancio e risorse di ASET, mette a disposizione oltre 10.000 euro per abbattere il costo della tassa sui rifiuti. Chi ha un ISEE non superiore a 14.000 euro potrà presentare la domanda entro il 15 di novembre. Tutti i dettagli li troverete sul nostro sito occhioalanotizia.it. La Proloco di Fano invece è già al lavoro per organizzare gli eventi del prossimo Natale, ma a circa un mese dall'inaugurazione manca ancora l'albero, quello che dovrà essere posizionato in piazza 20 Settembre. A lanciare un appello alle famiglie della città è Gino Bartolucci, sentiamo. È partita la macchina organizzativa della Proloco, ma siete ancora alla ricerca di uno dei protagonisti del Natale, l'abete. L'abete, noi qui l'appello proprio, io sono qua per lanciare questo appello. Naturalmente la piazza di Fano merita un albero importante, un abete importante, una misura almeno di 12 metri, 10, 12, 13 metri. Gli ultimi tre anni siamo stati molto bravi più che noi dei cittadini fanesi che hanno messo a disposizione. Naturalmente l'appello è di non che uno che ha una bella abete nel proprio giardino, se ha bisogno di disfarsene, benissimo, noi accettiamo questo. Non vogliamo, l'appello deve essere chiaro, chi ha il suo albero e se lo tiene per sé, benissimo. Non è che dobbiamo distruggere degli alberi, un albero che uno ha bello nel proprio giardino. Vi rivolgete alla città di Fano o anche al di fuori? Ma io direi di no. Certamente noi abbiamo il nostro amico Michele Sorcinelli che si mette tutti gli anni a disposizione con camion, gru, e lui ha delle gru importanti perché ha delle gru che arrivano a 70 metri, perciò l'appello se possibilmente è Fano, ma se fosse anche nei dintorni di Fano non abbiamo problemi, perché il problema grosso è quello poi del trasporto, perché se andiamo ad occupare la sede stradale più larga di quello che è la larghezza di un mezzo, naturalmente poi ci vogliono permessi, contropermessi, regione, provincia, perciò possibilmente cerchiamo la cittadinanza di Fanesi, però se fosse Lucrezia, Cartoceto, Fossombrone, ben venga la proposta, e io mi auguro che tante telefonate arrivano a Fano TV o alla Proloco di Fano, giustamente il Natale a Fano e la Proloco è il soggetto collaboratore col Comune, e speriamo che arrivi un albero all'altezza della città, della piazza di Fano. E quali sono le tempistiche? Le tempistiche sono ridotte perché noi naturalmente il 28 di novembre ci sarà l'inaugurazione dell'albero dell'accensione luci, perciò dal 20 al 25 dovremmo portare l'albero in piazza, installarlo, mettere l'illuminazione e tutto quanto che serve. E prima di salutarci apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Carlo Gentili e Nadia Carboni, che ieri hanno festeggiato 50 anni di matrimonio, nozze d'oro per questa coppia di Ponte Sasso di Fano. Oggi invece Sauro Fuligni e Teresa Marcantonini, residente a Fano, festeggiano 52 anni di matrimonio. Auguri da tutti i familiari e naturalmente anche da parte nostra dello staff di Fano TV. Tra poco c'è la pubblicità, poi le previsioni del tempo, e in diretta dallo studio con Simona Zonghetti c'è Primo Cittadino. Questa sera l'ospite sarà Nicola Barbieri, appena rieletto sindaco di Mondolfo. È tutto, grazie per averci seguito dalla Repubblica di San Marino, antica terra della libertà. Un saluto a tutti voi.